certo che siete stati punto di riferimento nella squadra dove avete lavorato, che accanto alle doti di professionalità non sono mai mancate quelle di umanità, che sono quelle che poi distinguono le vere persone nel corso di una vita. Non dobbiamo mai dimenticare che la nostra Costituzione non deve essere solo difesa, ma deve essere attuata. Non dimentichiamo mai che il primo articolo della Costituzione repubblicana è dedicato proprio al lavoro. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Fin quando non si avrà lavoro per tutto e tutti, non si può parlare di piena libertà di essere umano. Chi non ha lavoro non potrà mai essere libero fino in fondo. E purtroppo nei nostri tempi ancora troppe persone non hanno il lavoro, molte persone lo perdono, tante persone lo hanno precario, tante persone non hanno una retribuzione adeguata, in alcuni luoghi di lavoro non ci sono adeguate condizioni di sicurezza, ancora molte persone, soprattutto quelle fragili, molte volte le donne, subiscono violenza nei luoghi di lavoro. Allora perché il primo maggio possa essere una giornata di festa, ma anche di riflessione e aggiungerei di lotta, noi non dobbiamo mai dimenticare le ragioni per le quali i costituenti molti anni fa misero il diritto al lavoro come primo articolo della Costituzione. Quindi impegniamoci sempre tutti, lo so che è faticoso, è difficile, ma con un lavoro corale io credo si potrà giungere un giorno a vedere finalmente attuato non solo questo articolo, ma in particolare questo articolo della Costituzione. Oggi invece è la nostra giornata, io sono orgoglioso da sindaco di Napoli di poter contribuire insieme alle altre autorità e altri colleghi sindaci a darvi questo riconoscimento così importante alla vostra vita e dei familiari che vi hanno sostenuto durante tutto il periodo di lavoro. Grazie e buon primo maggio a tutti.